Allora, ragazze, eccoci qua. Un'influenza bruttissima, raga, vi giuro. Brutta, ma più brutta del Covid. Lasciatemelo dire, brutta, brutta, brutta. Comunque, in fase di guarigione. Ho ancora un po' il naso, che parlo un po' così con il naso, ma perdonatemi. Dopo vi faccio vedere l'ordine che mi è arrivato, appunto, su alcune cose low cost che mi servivano, come ad esempio questo pennello, che è un pennello che utilizzo per fare la parte sottostante agli occhi, le sfumature, quelle là più precise, perché appena, vedete? E questo qua l'ho pagato una cosa come un euro e qualcosa, veramente pochissimo. Infatti adesso vi faccio vedere l'ordine e stavo pensando di puntare un po' di più su low cost, sui prodotti low cost, anche perché, raga, con tutte le spese che abbiamo, quello che prendo ormai per il make-up è solo low cost, perché con due bambine, con queste spese che comunque aumentano in una maniera incredibile, per dire la verità, se devo spendere un fondotinta per pagarlo 40-50 euro, anche non è il momento, anche no. Quindi ho preso queste cosine low cost che adesso vi faccio vedere. Poi, vabbè, il mio smalto, vedete? Qui non c'è, qui c'è. Devo rifare il manicure assolutamente. E mi sono abituata ad avere così le unghie un po' più lunghe, quindi non so se farò qualcosa di particolare o se le vado proprio a tagliare, perché ormai sono cresciute, sono mie, quindi in verità vorrei fare qualcosa, ma non ne sono sicura. Vediamo un pochettino. In questo vlog vi farò vedere tante cose, infatti ho anche un prodotto per la casa che adesso andiamo a provare insieme, che è una collaborazione, ma in realtà io ho accettato perché veramente stavo acquistando questi panni, perché io avete presente gli Swiffer? Io li consumo tantissimo di quei panni e comunque hanno un costo. Questi invece sono lavabili, li utilizzabili, in più li puoi usare per lavare anche, e quindi le piastrelle, che ne so, perché hai il bagno, come ce l'ho io, che è tutto piastrella, oppure se vuoi usare per lavare, e cioè sono veramente belli, belli, belli. Adesso andiamo a vedere tutto e andiamo a fare anche un po' di succo di melograno, così ci tiriamo un pezzo e ci facciamo una carica di vitamine. E ragazze, ora vi faccio vedere i panni in questione, che praticamente li potete trovare su Amazon e sono compatibili con il Vileda, che è il Vileda quello là standard, e questi panni, oltre ad essere microfibra, quindi a catturare bene, ma realmente bene la polvere, infatti come potete vedere questo l'ho usato, strausato, rilavato, e poi comunque ritorna sempre con la stessa morbidezza ed è favoloso. Questo panno in realtà lo si può usare anche da bagnato, quindi se dobbiamo andare a togliere, non so, qualche macchia da terra, oppure vogliamo pulire le piastrelle del bagno, se avete il bagno piastrellato e quindi volete andare di prodotto di igienizzante, così è molto più comodo pulire tutta la parete, appunto, del bagno. Io mi trovo benissimo. La cosa più bella è che si lavano in lavatrice e che ritornano per l'appunto belli come nuovi. Sono di uno strappo molto forte, quindi non li perderai durante appunto il lavaggio. Sono stupendi. Vi lascio qui sotto in info box il link di Amazon. Questi invece sono i miei acquisti, diciamo, di make up. Mi serviva uno mascara, dopo ve lo faccio vedere meglio, raga, tutto. Comunque questo invece è della nuova linea Catrice, questa è una terra barra illuminante, ma dopo anche di questo vi racconto tutto, perché questa linea di Catrice è veramente bellissima per Disney e quindi per Winnie the Pooh. Poi ho preso anche
Vabbè, la mia banana butter, come la mia solita cipria essence, che dopo vi faccio vedere meglio in dettaglio, e questi cerotti per puntini. Questo è lui, Winnie the Pooh. Ragazzi, è troppo carina questa collezione che ha fatto Catrice di Winnie the Pooh. Io ho preso questa della terra illuminante perché è quello che mi serviva fondamentalmente, però veramente tante 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 cose carine. Anche il burro cacao lip gloss al miele, secondo me è una bomba. Poi magari lo prenderemo più avanti se lo trovo, perché era quasi tutto andato sold out. Anche questa palettina, infatti, che ho io in molti stand non c'era più, e anche su alcuni siti è sold out. Quindi Winnie the Pooh sta veramente, come dire, sbancando. È molto molto carino il pack, è molto molto bello anche proprio la texture e il prodotto in sé. Poi invece è proprio una novità. Io non l'ho mai provato, raga, e lo proveremo insieme, questo nuovo mascara di Essence, che dicono che sia molto meglio di I Love Extreme, che è il mio preferito, quindi devo vedere, non lo so. Per il momento l'ha aperto Jasmine, lo stavo per provare lei, io ancora la devo provare, vi farò sapere. Poi questa cipria, Bright Teen Up, se non erro, comunque una specie di banana powder di Essence. Questa qua in realtà io l'ho già provata e devo dire la verità, mi è strapiaciuta, solo che avevo altre cipre migliori di queste che ovviamente mia figlia mi ha distrutto, e quindi sono ritornata di nuovo a lei, che comunque è una cipria per il costo che ha veramente eccezionale. Quindi io ve la consiglio, ragazze, è molto molto buona. E nulla, questo era il video, il vlog dove veramente abbiamo fatto poco e niente perché, ripeto, tutta la famiglia è stata invasa da questa influenza, e quindi nulla, adesso è finita, quindi adesso siamo tutti in fase di guarigione e faremo sicuramente più cose insieme, però questi sono stati dei giorni veramente solo di relax, quindi abbiamo cucinato per le più cose con vitamine, come avete visto abbiamo ricevuto bei pacchi. Infatti questo pacco di Sinsay, in realtà io ne sto attendendo un altro che è ancora più bello e non vedo l'ora che arrivi, perché ha delle cose carinissime per i bambini, costa veramente tutto tutto poco. Quindi questo è il pacco, diciamo, per Noemi, tra virgolette, e il prossimo sarà per
tutto per Jasmine, quindi staremo a vedere quando arriverà, perché purtroppo con i tempi diciamo che la spedizione non è proprio velocissima come sono abituata io e come siamo abituati noi con Amazon, che ormai è tutto così veloce. Ci prepariamo anche al giorno del ringraziamento, quindi al Black Friday, che tra poco ci sarà. Fatemi sapere se voi lo state aspettando, se avete intenzione di acquistare qualcosa o fare semplicemente qualche regalo o qualche autoregalo, perché no? Noi ci vediamo al prossimo vlog, sicuramente con una voce meno nasale. Un bacio, ciao ragazze!